restano veramente pochissimi minuti. Devo dire che la trasmissione oggi è volata, dato l'argomento così interessante, e già sono arrivate parecchie mail, devo dire, su questa situazione. Io vi voglio ancora qui, perché l'argomento è incompleto, abbiamo bisogno ancora di discuterne, e vorrei sempre qui, chiaramente gli ospiti che ci sono, anche Maria Sirna, perché mi piace la presenza di una donna anche che possa... Avvocato! Avvocato! Scusami, ma per far parte un bicio, un calciatore del Catania non potevo buttare ca... Ma scusa, a mia non mi interessa. Vabbè, ma lei c'ha la signorina. Ma, scusate, la parità no, la bellina. Va bene, io direi allora di spostare l'appuntamento e l'argomento sicuramente fra 2 settimane, perché è importante ancora parlarne, la gente deve conoscere, deve sapere, e abbiamo anche modo di discuterne e dibatterne. Totò, va bene signora, niente, tutto bene, fra 2 settimane ne parliamo. Davvero? Ma che tu che c'entri con questo argomento, scusami. Beh, se bisogna buttare la spugna, la butto. Cosa vuol dire? Dai, questa sera lo faremo fra 2 settimane. Va Totò, bene? Non si preoccupi. Totò, non mi dire. Ma dai, vada, ho capito. Io avvocato. Ho capito. È gay pure lui. No! Avvocato. Totò! Va bene. Io non ho pregiudizi. No. Chiamiamolo i migliori uomini della storia. Lo sono, quindi non capisco perché io, Totò, misero cameriere. È il mio maggiordomo. Non si preoccupi, signora. Va bene. Ma non ci vive di solo pane. Anche di pesce. Anche di pesce, va bene. D'accordo. Io direi di passare la parola a Claudio, che è meglio. Ecco, Claudio, grazie. Com'è andata? Grazie, Melina. La abbiamo... tua cenerentola è splendida. La mia cenerentola è giunta al termine, è completa. Abbiamo lavorato parecchio sui suoi occhi, creando un look molto stravagante. Anche perché se facciamo una bella inquadratura da cima a fondo, guardate che bella ragazzona che ne è venuta fuori. Ecco, da fondo. Il consiglio che le ho dato è utilizzare, ovviamente, dato che lei ha questo look, direi abbastanza stravagante. Quindi questo taglio è abbastanza determinato, molto retto, molto moderno. Ho dato il consiglio è proprio questo, dato che è questo colore così rosso, utilizziamo del verde proprio per impreziosire e per illuminare ovviamente i suoi occhi, con un'intermittenza anche di cajal nero. Labbra ovviamente lo lasciate su un color nude, in modo tale da non rendere eccessivo. E per quale motivo? Perché il suo incarnato non è un incarnato chiaro, e quindi voi vi chiederete da casa, quando parlavo del rossetto color rosso, non lo può indossare, a meno che non abbiamo un incarnato ancora più chiaro, okay? Altro consiglio che do, vedete appunto come ho in qualche modo snellito la zona della mascella, quindi su quello che è l'inferiore, cercando di ammorbidirla e renderla quanto più plastica possibile. Io per i consigli di oggi ho concluso. Ricordo a voi che ci seguite da casa di scrivere le vostre storie su sestaora@sestarete.com, ma ricordate anche la nostra pagina di Facebook, Claudio Guardo, Melina Di Stefano oppure Angelo Lizio. Sì, seguiteci sempre. E cosa dobbiamo dire al nostro pubblico, Dario? Che ci rivedremo molto presto, perché l'argomento scotta, qui è frivolo. Scotta, è frivolo, vero avvocato? Cosa possiamo dire al nostro pubblico? Di seguirci. Sempre, ogni giovedì, ma soprattutto per Catania. Seguiteci, perché noi facciamo follie per Catania. Vorrei Angelo e Romina insieme, così ci salutiamo tutti quanti insieme appassionatamente. Mi raccomando allora. E noi ci vedremo il prossimo giovedì, stessa ora, stesso orario, stesse persone e qualcosa in più. Buona serata a tutti. Ciao. Spegniamo la camera.